Signori miei carissimi, ben ritrovati col The Last of Us parte 2. Riprendiamo direttamente dove ci eravamo lasciati. Ci sei ancora anche te? Ci sono Sì. anch'io, ci sono Andiamo anch'io. avanti ancora un po', vuoi Va giocare? bene, Vuoi sì, giocare? voglio. Hai giocato anche l'inizio dell'1, eh? Hai Sì. giocato, brava, brava, infingarda. Ci sei rimasta male per Sara. Sì. Allora ragazzi, intanto qua siamo davanti a una pseudo copertina di un disco dei Sex Pistols. Detto questo, abbiamo parlato un attimo riguardo alla difficoltà, ma no, intermedio perché è troppo facile. Ok, sicuramente io vi ho spiegato nel primo video che secondo me non avrete ancora visto in questo momento, a me di The Last of Us, di avere una sfida di gameplay non me ne frega niente, anche perché se sostanzialmente il gioco non è cambiato rispetto al primo, è un classico sparatutto in terza persona, come ce ne sono altri 350.000, con fasi stealth, con fasi action, con il Pippino Pippero. Non è un God of War dove voglio godere il gameplay. Qua quello che mi interessa è la narrativa. E soprattutto mi interessa riuscire con poche run ad arrivare al platino, così siamo a posto. Dato che non c'è il discorso della difficoltà, andare subito alla prima run a fare un sopravvissuto a me sembra un po' una stronzata. Però Naughty Dog, che ha pensato anche agli autistici tipo me, ha messo questa roba qui. Cioè, ha messo il livello regolabile di sfida. Quindi, se io ad esempio, sfida è il generale, noi siamo ad intermedio adesso su tutto. Intermedio è il normale. Infatti mi dice, garantisce un'esperienza equilibrata, le risorse sono limitate. Boh, se vado indietro, ci sono le varie cose. E mi cambia tutto, vedi? Quando io cambio, mi va facile, mi va giocatore. Cioè mi dice quanto sei resistente alle botte, i nemici, quanto sono aggressivi, ad esempio se metto molto facile i nemici sono a uno, sono passivi, praticamente gli passi di fianco, chi è? Cioè non ti fanno un cazzo, capito? Anche gli alleati, quanto reagiscono e quant'altro. Soprattutto sì, in un gioco che nel primo capitolo ci si basava su sta meccanica dove i tuoi companion erano praticamente immortali, passavano davanti ai nemici, non erano visti, e ogni tanto tiravano anche delle mazzate e quant'altro. Boh, non lo so, però non abbiamo ancora giocato, siamo al prologo. Non... Guarda, io a sto punto, io rimarrei della mia idea. Al massimo potremmo fare una roba del genere, nel senso, risorse, io le risorse le Fai un voglio. misto. Faccio un misto. Cioè, io le risorse le voglio.
Perché io non voglio fare 18.000 run di quel gioco qua. Cioè, la furtività, che siano vigili, urbani o non, a me non me ne frega niente. Questi qua passivi anche, non ha senso. Alleati passivi, cosa cazzo? Cioè, anche da vedere, non è equilibrato, ragazzi. Cosa vuol dire alleati passivi? Stanno lì fermi mentre ti scannano. Non ha senso quella roba qui. Quella roba qui non ha senso. Io vado, guarda, vado a farmi una roba del genere e lo provo. Se poi, poi farò delle provine, farò delle robe, però come prima run mi sembra inutile andare a cercare una cosa così, poi in un gioco simile. Allora, i nemici aggressivi possiamo anche provare a lasciarli. Il giocatore vulnerabile io metterei così, ecco. Non proprio che... Vulnerabilino così. Ma sì, ma mica che ti sciottino, sennò che due palle, dai ragazzi, cioè, ho anche bisogno di slattarmeli i giochi, mica di starci attaccato 8.000 volte. Preferisco farmi una run fatta bene, bella spippolata, su normale, dove me lo godo, mi godo appieno la storia, poi dopo ci rifacciamo una cazzo di live insieme a Sopravvissuto, ma intanto conosci il gioco, è ovviamente sbilanciato Sopravvissuto, farcelo all'inizio secondo me... Però lasciamo così, mi è stato anche detto che va bene così, sono sopravvissuto, proviamo. Livello sfida. La modifica del livello di sfida richiede un riavvio dell'attuale scontro. Non hai scontri in corso. Merda, ma ho messo no, ma va... sì, non ho scontri in corso, comunque... Ah, Metti mettiamo sì. sì. Oh, adesso fare... Ah, figo, vabbè, un riavvio... Non puzza. Ok, un riavvio incredibile. Andiamo avanti, dai. Secondo me The Last of Us non è il gioco dove andare a cercare la sfida, non è un Uncharted dove già è molto più action e quant'altro. Boh. Stolina. Eh sì, adesso. Non andiamo mica alle poste a ritirare a 104. Belle le animazioni. Andiamo, Elina! Nel frattempo c'era il nostro amico che ci aspettava Vabbè, fuori. ci aspetta, di che Joel, aspetti? sveglio. Grazie a Dio, già avevo dei timori. Che sfiga. Smettila. Stavo per alzarmi. Sì, comunque sono le 6 e mezza, Davvero? 6:40. Hai tutto? Sì. Non hai molto... La voce da asiatico, ma fa lo stesso. Prontine, ma che bella neve che c'è. Io ragazzi, ad esempio, spippolo, non me ne frega niente. Cioè, sarà una run pesante. Anche per quello che pensavo, ma sì, facciamo qualche video ogni tanto, poi magari lo riprendiamo in live in fasi avanzate, anche per chi magari non vuole spoiler. E poi ce lo rigiochiamo più avanti, totalmente. Anche un po' Preparati, stamattina sarai rushato. sulla bocca di tutti. Perché? Orco cazzo. Correggimi se sbaglio. Hai baciato Dina. Questo Ti ha qua è doppiato baciato di lei? merda, quel tipo qua in Ciò ha spinto italiano. Seth a definirti con una parola spiacevole. Certo. Una mignotta. E Joel l'ha steso. L'ha solo Quanto spinto. la sei presa con Joel? Questa parte non mi torna. È stata una serata assurda. Posso far niente. Chissà che spasso. Peccato esserne persa. No, comunque è una cittadina proprio questa. Hanno... Si sono insediati in una cittadina, mi ricorda H1Z1. Si sono camperati qua e cercando di sopravvivere agli infetti, soprattutto ai predoni, che l'abbiamo imparato. Che bella serra. Nel primo The Last of Us erano più pericolosi nemici umani che clicker e runner. Ciao signori, parlate. Pronto? No, non mi frega niente. Disgustosi. Madonna, incazzati come le iene, però Non puoi adesso... entrare nella serra. magari, non posso far nulla, è ancora guidatissimo questo inizio. Si gioca, ma è un Buon walking perdente, simulator ancora. Ecco, come sempre. già, però il modello riprodotto del personaggio secondario, cioè questo qua è lo stesso che abbiamo appena visto là,
Non ti dico di farmi 18.000 personaggi, però non mettermeli appiccicati, figa, è lo stesso. Quella roba qua, in un titolo così non lo voglio. Ma cosa vuol dire? No, vuol dire, puttana troia, mi devo immedesimare io. Zio cantante, stai facendo il gioco della vita del... È come se vivessi nel mio mondo, dove io non riconosco le persone e vedi sempre le stesse. Sì, perché tu hai problemi con le facce. Contestualizza. Anche Brad Pitt, quindi... Figa, Brad Pitt, madonna, non riconosce nessuno. C'entra per caso 7. Orco cane. Dille che non mi hai visto. No. Ehi, da che parte stai? Non lo vedo. Come, scusa? Se c'è un buco non lo vedo io. No. Fa tutti lavoricchiano, eh. Si cerca di tirare avanti. Ehi, Jesse. Ehi. Ehi. Sì, ho già capito che però in questa fase qua anche guardarsi intorno non serve un cazzo perché non ci sarà nulla. Poi dopo appena smetterò di farlo mancherò. Tipo io qua dietro un qualcosina l'avrei nascosto, ad esempio un collezionabile, una cagatina. Vai di lì, te? Ma vorrei una tazzina... che bel termos, guarda! Ma sì, ma tanto non funzionerà, non c'è l'elettricità. No, a dire la verità ce l'hanno l'elettricità. Sì, ma ci sono le luci. Le luci? Segui le luci. È inutile che mi guardi così. Le luci. Le luci! È annoiato, eh. Ma che si scazzi, devo girare. Mi hai annoiato. Taci. Nessun problema, giusto. Tra noi due? Sì, certo. Io e Dina abbiamo chiuso. Lo so. Che... Ellie, nessun problema, giuro. Ma sembra una cittadina del Far West. Sai? No, è veramente tantissimo una cittadina del Far West. C'è BBQ! Oh mio Dio! Chi è Canes? Ciao Canes! I Cooper! Guarda il cartello su. Aspetta. No! Sì, una bella grattata. Sei contento, cane? No. Aspetta ragazzi. Che devo girare tutto, devo toccare. Muovi la scala questo, fallo cadere, fallo cadere! No! No, Jay, sono tutti marchiati questi cavalli, anche quello che usavo io, quindi siamo in una cittadina di qualcuno, forse, ci siamo insediati qua. Ma cos'è successo in questi anni, nel senso? Ehi, Ellie. È Copper, Alessia, non è Cooper. Ah, Copper. Va bene, me lo facevi okay. Velocemente. Copper. Adesso che hai visto Copper, posso guardarmi in giro non puoi entrare. E fare i miei ragionamenti d'autismo over 9000. Oddio, voglio quello. Guarda ancora lui, madonna, riproposto mille volte. Ste robe non le voglio vedere nei AAA. Puttana troia, che fastidio. Oddio. Vai a sì, toccare, ma, vai a toccare. Ma voglio giocare con questo io. E almeno si divertono, che bello, hanno trovato un angolo di paradiso proprio, la neve è bellissima, che sbrilluccica. Perché tu non giochi? Ma no, che freddo, perché ci sei intorpidita la mano quello lì. Voglio andare qua dal copper. Tutto chiuso, dai, ma è inutile, andiamo avanti. E invece, allora, incazzati. Ma questi gameplay sono lenti, meglio. Aspettami, China che arrivo. Vabbè, il China ce l'abbiamo. Dobbiamo trovare Franklin, eh. Vabbè che Franklin c'era nell'uno, Franklin. Sto qua a girare con la tazza fra un po'. Guarda che fa l'angelo della... No, beh, l'angelo lo devo vedere, non fra un cazzo. Fammi vedere se l'hai fatto bene. Bravo. Sì, però c'è l'asfalto, ti stai grattando.
Si è grattato tutto dietro, sai, sta su, tutto pelato. Aia. Posso suonare qualcosa qua? Puoi dare i soldi però, no? No, non voglio nessuno. Aia, mi spieghi cosa te ne fai dei soldi nell'Apocalisse? Ah, incazzato, il cane ormai mi odia. Oh! Perdona. Oh! Oh, sceriffo però! Oddio, la carcassa spellata! C'è il macellaio, The Butcher. Madonna, ma abbiamo un sacco di risorse, si sta bene quella cittadina qua, eh? Eccola. Shh. Hai sentito? Buongiorno. Perché di qua non sento, leggo solo. Ha detto, ecco, ma non ho messo i sottotitoli anche... Ah, combattimento e basta. Ha detto, ah, guarda, eccola, shh. E Ah, poi, ciao ok. Ellie, perché ci stanno un po'... Ehi, Jesse. Gliel'ha detto, Ciao. sarai sulla bocca di tutti. In effetti sì. Una mano in giro dura solo qualche giorno. Se sapessero poi la realtà, lo sarei ancora di più sulla bocca di tutti. Comunque è molto più aperto rispetto al primo, nel senso che è una finta cittadina open world. È un open. Oddio, Lì rubato, puoi Madonna. farti. Oh, hanno messo a posto le animazioni di quando raccogli la roba. Che bello, già qua sono contento. Usa i pezzi di recupero per potenziare le armi presso un banco da lavoro. Esatto, questa è una delle motivazioni per cui partire da sopravvissuto, secondo me. Se poi dopo ci sono 10 armi da potenziare, tu hai i pezzi per potenziarne due, a me sta sul cazzo la prima run. Semplicemente, tutto qua. Comunque. Amen, vedremo, dai. Vedremo come siamo messi. Ok, quindi qua entriamo. Faccio un'ultima guardata qua. Buttiamo gli spallaneve sulle secondarie e vediamo. Spallaneve. Blacksmith, figa, il fabbro, grande. Infatti si sente... Grande, direttamente Dark Souls. Bene. Bene, bene, andiamo, 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 let's go. Sì, non sarà open world, ma open map, potrebbe anche essere, sai. Potrebbe essere una roba tipo... Ci avevamo scherzato, ma una roba Congratulazioni. tipo No. Lost Legacy, Uncharted. Dov'è Maria? È di là. Potrebbe davvero avvenire, una cosa così. Madonna, quanta gente qua. Hanno aperto la birreria. Guarda che mi guardano tutti Scusa. storto. Ellie, eccoti, vieni. Maria. Sai, ho Maria, cala. qualcosa da dirti. Non ho voglia di stare a sentire quel bigotto. Fallo per me. Ti prego. Ok. Seth. Seth, vieni. C'è set coin. Ehi. Ce la faccia come il culo, Senti, set. ieri sera è solo che ho bevuto troppo. Certo. Bene. E voglio chiederti scusa. Maria mi diceva che tu e Dina siete di pattuglia. Non perché Joel ti ha massacrato di botte. Vi ho fatto dei panini. Oh, i panini! Speriamo siano buoni. Un Sì, li ha fatti set. buon Di crudo. carne. Ma no, ci aveva fatto Grazie, l'hamburger, Seth. tipo. Già, beh, allora. Sta attenta. Sì. Lo apprezzo, Ellie. Che cosa hai lì? No! Baguette bigotte. Baguette Tipo... bigotte? Sono tre. Sicuro? Certo. Ma Voglio... no! Ok. Io voglio i panini! Le baguette bigotti! Ahia, che male, madonna! Non rubo niente qua? Là dei pezzettini li ho Ti rubati, fissano, eh? Ti eh! Mi fissano. fissano, dopo poi con spacco i denti! Oddio, vedi? Madonna! Mi ha sempre spippolare! Cos'è? Gemelli, I no? gemelli Heen o Keen? Kin. Kin, K? Devi girare. Aspetta. Oh mio Dio, c'è il gioco di carte. Sono degli eroi questi. Hanno 80 di cervello e 80 di brawn. Born in a Spark Laboratory. Veri nomi: Ofelia Alexander. Era semplicemente forza. Brawn.
I gemelli Keen nacquero in un laboratorio Spark che conduceva ricerche per acquisire sensi umani, ma i responsabili del progetto li ritennero un fallimento. Abbandonati alla porta di un orfanotrofio, i due poveri bambini vennero presto a conoscenza delle loro capacità. Ofelia era sorda, ma aveva una vista straordinariamente acuta e riusciva a distinguere i colori degli spettri a infrarossi o a raggi X. Va qua. Madonna. Xander, completamente cieco, udiva rumori a chilometri di distanza. Nessun passo era troppo leggero e per lui non esistevano segreti. Fin quando restano insieme sono. Ah, beh, giustamente, perché uno Sì, eh. fa le veci dell'altro. Il discorso è: adesso che ho trovato quella merda qua, riponi. Io vorrei giocare a freccette tantissimo, ma non posso. Lo si fa in Final Fantasy. Se io, ad esempio. Cosa sarà? Interfaccia? No. Tutorial, suggerimenti. Dov'era quella bagaglia che mi diceva? Schermo. No. Audio. Sintesi vocale. Come faccio? Allora, aspetta, la funzione sintesi vocale è attivabile dal menu accessibilità. Yes. Adesso io provo a mettere sì e apro la carta. Voglio vedere se me la legge. Ok. Tasto sinistra e tasto destra. Cambia. Tasto triangolo. Ripristina predefiniti. Tasto cerchio. Indietro. La Madonna. No, Sintesi ma. vocale e indicazioni audio. Attiva accessibilità. Lingua. Ah, ma ti legge tutto. Audio. Schermo. Oh mio Dio. Prova a tenerlo un Sottotitoli. po'. Opzioni. Beh, una rottura di cazzo. Però è ottimo per chi ha. Creazione. Kit medico. Materiali mancanti. Non Madonna! possiedi alcol e Ma è straccio. pesantissimo! Mi Gratuito. dice tutto! Alcol e Ma straccio. scusa, ma non ho Possiedi capito! alcol. Zero. Straccio. Zero. Kit medico. Zero. Ma Potenziali. serve. Collezionabili. Manufatti. Diario. Ok. Diario, ad Prima mi ha esempio. chiesto se andavo al bagno e mi ha sfiorato il Ma il braccio. capobastone, cioè. Non lo Capobastone permetto. donna. Non fare l'idiota. Lei fa così con tutti. Non rovinare la vostra amicizia. Non rovinare la vostra amicizia. Non rovinare la vostra amicizia. Che nottata assurda. Che paura. E che sollievo. E che ansia. Devo E che dormire andrà? adesso. Che vuol Tasto darci sinistro. slife, Indietro. eh? No, vabbè, non. Meglio Ok, toglierlo. l'ho Diario. provato. Ok, è quello che pensavo, però non così invasivo. Non riesco a capire perché è fatto per chi è so. No, per chi è cieco. Cos'è questa accessibilità? Cioè, quando può Opzioni. venire utile? Tutor moda opzione sottotitoli. Cioè, ma è una roba. Schermo sotto icoma dico Cioè, è accessibilità una roba lingua sintesi paurosa, eh? vocale indicazioni audio Sintesi attiva vocale! sintesi Madonna, vocale no, c'è il demone! Via, via, via! Ciao! Grazie mille! è un aiuto in più, non lo Ma non so. capisco. Cioè, su quelle cose qua, se fosse stato solamente che me le legge, anche me, magari io lo apro, lei parte a leggere e metto via la roba, oppure la tengo fuori, però non devo leggere io, me lo legge lei. Ok, poteva essere una cosa carina, ma fatta così che mi dice tutte le robe, Per una persona non vedente che non ma che ci credo. vede male, Ci vede forse. forse Forse che male. ci vede non riesce a leggere, non riesco a capire l'utilità. O forse per chi vuole tenere i cosi piccoli, non lo so. Eh no, scusa, boh. Non ho ben capito l'utilità di questa feature, però è una roba nuova per quanto riguarda, boh. Non penso di aver giocato qualcos'altro con Quando uscirai che dal avesse tuo questa pianeta, Tommy opzione, ecco. Joy. I due sono in ballo da troppo tempo. Dove li trovo? Sali all'avamposto di Nord-Ovest, loro arriveranno in giornata. Ma occhi aperti, ormai gli avvistamenti di infetti Sei dalla inseguono. mia che come inizio questo è molto più D'accordo. fiacco rispetto al Sì, primo, eh. volevo controllare la zona del torrente. Dovrà farlo qualcun altro. Ellie, conosci la zona? Un Scoiattolo! attimino! No, Lì c'è stato no! spesso. È Dietro il andato. bancale, Rimanderò insieme. Problema risolto. Scoiattolo! C'è l'asilo! Ellie, posso parlarti un secondo? Madonna, pesanti tutti. Arrivo, questo è opzionale. Quando c'è quella nuvoletta lì. Dimmi, non so che problemi abbiate tu e Joel. Allora. Maria, lui ti vuole bene sul serio. Sono certa non È tutto intendesse. ok. Sicura? Sì. Ok. Ok. Scusa l'invadenza.
Sta attenta. Grazie. Ma Maria è la moglie di Tommy, ricordo male. Ma... Dammi un minuto! Ah, ecco Dina. Vuoi portare la tua ragazza alla strada? Geloso. Oh, se piace la fagiana. Posso parlarti? Ah, sì, se l'ha vista anche nel trailer questo. Io devo andare. Ha la voce di... Ha la voce di Tess. No, ma gli dai la voce di Tess? Volevo scusarmi per essere scappata ieri sera. Oh, è tutto ok. Sì, lo capisco. Ma Dio Cristo, cioè, gli hanno dato la voce di una che c'era nel primo, che era un personaggio della Madonna, che... Vabbè. Si vede che era una corte di soldi. No, ma cioè, bravissima, non metterle un personaggio così importante. Questa cosa si vede anche nei trailer, si sa che c'è. Lo sai perché mi piace? Perché mi lasci finire una frase. Simpatica però. Io non sto giocando. Dai, dai, guerra di paladine. Guerra. Gli diamo una lezione. Ok, ti insegnano a ti insegnano il combattimento qua. Ve la siete cercata? Pronti a scappare, stronzetti? Merda, nascondiamoci. Via, via! E vacca boia! Cioè, cazzo, non mi ruolo. Ma non posso rotolare. Quando il reticolo aggancia il bersaglio. No, no. Bravissimo! Ora ti prendo, dai, dai, dai! Aia! Madonna! Dove abiti, Alex? Ma come faccio a alzarmi? Ok, ok. Oh no, si corre ancora con L1, aiuto. Non ce la farò mai. Posso andare su? Ok. Sì, vabbè! In predic, ma guardalo! State sì. Perdendo, occhio! Ma come si abbassa sta... Oh, mamma mia. Ok. Ti è piaciuto? Prendila. Ok, la prendiamo da lì dietro che lo bugghiamo. No, no, se sto in copertura non mi pigli. Beh, in teoria t'avrei preso, eh. Forse la testa non vale. No, no, è che non era agganciato. Come la testa non vale? La testa deve valere il doppio. Scappa! No, è che abbassarmi con col cerchio non sono proprio più abituato. Ma è bellissimo. È più divertente questo. Ma lei non fa niente? No, lei non fa niente. Questo è per farti capire che già... Ti ha già da sola contro... No, no, ti aiuta. Te... Dritto in faccia! Occhio, occhio! Che c'è... Prendi questa! Dai, 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 carica! Yes, abbiamo recuperato. Dobbiamo arrivare a 10, eh. Oddio! No! No! Ah, no, mi è finita nella maglia. Torno qua su, aspetta. Yeah! È divertentissimo. Dai, 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 dai. Vai Dina, cretina. Dai che mi manca l'ultimo, vai. No. Dina, lo puoi prendere tu? Niente, non lo prende lei. Devo cambiare l'abbassarsi col cerchio perché è una rotola di cazzo. Yeah. Così imparate. Piaciuto? No, figa, la voce di Tess non la posso sentire. Ma no, quante botte, quartassa! Quartassa, quartassa! Io, ciao, lasciala lì. Andiamo a vedere la base dei nemici qua, se c'era qualcosa da raccogliere. Allora, abbassarsi con questo, ragazzi, no. Sai, ma non in tutta la vita. Fammi cambiare quello che posso, perché... Allora, visuale personalizza comandi, sì, grazie. Allora, standard. Schiva, scatta con R3, non se ne parla. Accovacciati, schema personalizzato. Come faccio? No, forse devo lasciare schema personalizzato. Ah no, vedi, posso crearmelo come voglio. Quindi, ad esempio, salta, arrampicati, attacco in mischia, ok. Accovacciati, tieni premuto il nuovo comando. Io voglio questo.
Ok, poi. Il resto è la torcia, ci metto il cerchio. Io direi che così potrebbe andare molto meglio. Fammelo provare. Puttana troia, mi scordo di far sì. Madonna, guarda che nervoso. No, me l'ha tenuto. Me l'ha tenuto. Vero? Perché mi dice accovacciati. Sì, me l'ha tenuto, me l'ha tenuto. Ok, a posto. Però il correre, anche il correre. Ok, sì, ok, a posto, a posto, a posto. Diventato più umano così. Poi magari tolgo anche l'L1 lassù. Vabbè che l'L1 mi fa comodo anche con zombie, potrei. Me la sono cercata, eh? Sì. Qua c'è della roba. Ragazzi, devo essere sincero, sentirmi la voce di Tess Lee mi sta grattugiando un po' le meningi, eh. Mi sta dando Jess molto Lee molto vuole che fastidio. seguiamo il torrente. Anche perché Tess per me Lui era un gran sostituirà personaggio. Joel e Tommy. Oh, è bello che ci abbia messo in coppia. Ti piacerà questo percorso? Ok. È stato molto divertente fare la pallottata di neve. Dina però mi è simpatica. Anche se sforbiciano quelli due qua, eh? Allora. Che due palle star qua a fare la guardia. Bravo. C'è di peggio. Sì, ovvio. Ehi Ma che ragazzi, bello. porto dentro. Grazie. Ma non parlare, Dina. Poi è proprio un personaggio espansivo. Quello. Non perde occasione per aprire bocca. Mi si focalizza. Ogni volta che muove Del oddio! mangiamini. Ma sì, ma è Prendi la. qualcosa, Come dell'hotel! prendi È il qualcosa. buffet! Prendi Non qualcosa. posso! Non Dai. Provaci, posso! allunga Non la mano. posso! Non c'è il triangolo, se non c'è il triangolo non puoi. Salve! Che particolare, madonna, ma è pieno di roba! Ciao, cavallone, vorrei toccarti però il nasone morbido. Marchiato anche quello. Sì, sono tutti. Siamo veramente tornati all'epoca Far West. Cioè, Red Dead Redemption. Western, l'epoca western. Sì, brava. Guarda chi c'è. Grazie. Fus. Forza. Callus. Io ormai sono cotto, sono sincero. Non riesco a star seduto. Ehi, Shimmer. Vabbè, dai, un Shimmer. po' per volta, Shimmer. Shimmer List. Ah, Ma guarda che è quella è arrivata. Shimmer, Sì, lo so, sì. no. No, voglio il bar. Non è un Entra. bar, però voglio quello. No, volevo quello di Non ti Dina. lamentare. Datemi a sentire. Cosa dobbiamo fare? Ok. Conoscete le regole. No. Seguite il percorso, compilate il registro, sterminate gli infetti. Ah, dobbiamo far Se trovate un pulizia. serio pericolo, rientrate. Se ce la fate. Sì. Usate la testa. Manca pistola. Bene. Fortuna che Andate. non scrivi i dialoghi. Mi ricorda un casino. Attacco di gigante, figa. Esci dal wall, Maria! Andiamo a fare l'avanscoperta. Distruggiamo qualche gigante e si torna a casa. Hai lasciato la leva aperta. Perché? Del fucile? Perché l'hai lasciata aperta? Che scelta è? Che bello, figa, ma andiamo a fare la caccia agli infetti nel Far West. Epico. Finito male, però. Ma che bel cottage. Questo qua è il cottage di Modern Warfare 2. Madonna, sei lento quell'inizio qua, però. Ad esempio, dormire in una situazione così con la pistola dentro la fondina, ma mai nella vita. Cioè, la pistola deve essere pronta. Appunto, Già che ce l'hai lì. Chi figa. Chi è questa?
Gerardina, guarda il cavolo di tessuto, quanto è bello, è vero. Ah, andiamo a dare il cambio a quei ragazzi qua. È vero. Quello è Joel. Invento le trame. Sì, non dobbiamo dare il cambio a loro. Tessi le trame, tessi le Ah, mi trame. fa male di ginocchio, ginocchio. No, non è Joy. Lo speroscoppio, spero. Chi è questo? Chris Redfield, figo, un Chris Redfield migliore che quello di Resident. Donna uomo. Cosa stavi sognando? Ho detto qualcosa? No, però digrignavi i denti. Aia. Ci vuole Brooks. Dove sei stato? Cosa hai fatto mai? Prendi lo zaino, ti mostro una cosa. Cosa? Fidati. Guarda che cosa. Ma chi sono questi due? Non li vedo. Uomo, donna. Fino qua. Adamo. Panello, guarda che scende il panello. Ma prendiamo il comando di questi adesso. Beh, ciao Forza, ragazzi, allora. di qua. Ma veramente? Ma chi è? Menu subito. VLF. Viva la figa. Viva la La figa! È quella di Rossi! Sì, eh! Di non ce la posso Valentina! fare, però. Ma scusami, ma me lo pianti lì, devi Ci rendiamo pensare conto? anche. Ascolta, Alla tua è età viva la figa! ancora, Ma scusa! ancora. È colpa di Valentino! Aiuto, aiutatemi. Oh, che bello, mi abbasso. Perché non aspettiamo che faccia giorno e più caldo? No. No! Sì. Sembri tu quando C'ho mi già la parli con il torcia, vai! fisico. Questa devi vederla. Molto interessante, molto interessante. Chi saranno questi personaggi? Chi sarà questa ragazzotta? Mi sembra una che mena questa, eh? Mi sembra bella robusta, Dio Mena le buono. mani, No, mena questa qua ti fa le volare via. Poi c'è Chris Redfield dell'idroscalo. Signori, alla prossima, prossimo appuntamento. Io adesso mi riposo perché mi fa incancrena il ginocchio, devo spostarmi, scusami. Ciao. Ciao a tutti. E Tess deve essere Tess, non può essere Dina. Ok. Ciao!